Ciao a tutti amici di extremeharder.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing dello Zone Rage ST. Si tratta di cuffie di casa Zone, headset gaming 2.1, vediamo la confezione. Nella parte frontale la confezione presenta un'apertura con un blister plastico che protegge le cuffie, ma ci lascia intravedere le cuffie stesse. È possibile anche osservare nella parte laterale, ecco qui come possiamo vedere, dove si intravede il disegno sul padiglione laterale delle cuffie. Nella parte, diciamo, sinistra della confezione abbiamo alcune informazioni di natura tecnica. Possiamo più che altro vedere alcune, diciamo, appunto, caratteristiche particolari come il microfono removibile, il controller inline. Si tratta di cuffie con cuscinetti di dimensioni particolarmente importanti, quali definisce XL, e poi, vabbè, un design ergonomico e una qualità audio eccellente, premium, diciamo. Nella parte posteriore sono invece riportate le specifiche tecniche in modo più dettagliato. Abbiamo degli speaker da 40 mm con 85 dB di sensibilità, 32 ohm di impedenza, risposta in frequenza tra 20 e 20.000 Hz. La lunghezza del cavo è da 2,5 metri con dei connettori da 3,5 mm, molto probabilmente placcati in oro, e il peso complessivo dell'headset è di circa 300 grammi. Il microfono invece è da 6x5 mm, meno 38 dB di sensibilità, omnidirezionale, 2,2 kΩ di impedenza. Vediamo poi qui nella parte superiore alcune informazioni di nuovo di natura tecnica o più che altro caratteristiche delle cuffie stesse. Abbiamo appunto l'ergonomia regolabile tramite l'estensione degli archetti, i pads in tessuto, in qua dice micro texture di dimensioni XL particolarmente grandi, microfono estraibile, staccabile, diciamo, e poi controller inline. Anche qua possiamo vedere la presenza di due connettori da 3,5 mm che si possono usare sul proprio dispositivo digitale, ma anche sul lettore MP3 o iPhone, come dice la scatola. Apriamo la confezione. Ecco qui, vediamo cosa essa contiene. Allora, abbiamo sostanzialmente una scatola. Bisogna capire un attimino come liberare la cuffia, che c'è un filo pizzicato. C'è dello scotch da questa parte. Ok, via. C'era un po' di scotch e colla. Abbiamo controller inline, eccolo qui, con il logo Zone sopra, regolatore di volume, se si riesce ad apprezzare, c'è un po' buio il video, ma si vede sicuramente, e il interruttore per inibire o abilitare il microfono. I plug, come dicevamo, sono placcati oro, eccoli qua, verde per le cuffie e rosso barra rosa per il microfono. Hanno in dotazione anche dei cappuccini, se così vogliamo chiamarli, protettivi per quanto riguarda le cuffie. Allora, vediamo le cuffie stesse. Abbiamo archetto estensibile, eccolo qui, l'anima interna è in plastica. La parte superiore vanta un cuscinetto molto soffice in similpelle, ecopelle, cucito nella parte interna. Eccolo qui. Ovviamente archetto anche dall'altra parte. Mancano delle regolazioni che permettono la rotazione dei pads, ma non sono, diciamo, essenziali. Cuscinetti in microfibra in tessuto, particolarmente imbottiti e soffici. All'interno possiamo osservare, se si nota, la retina texture particolare, ecco qui, e nella parte esterna, se riusciamo a farlo apprezzare con i riflessi, il logo Ozone con il marchio in bassorilievo. Questo probabilmente dal video non so se riusciamo a farlo vedere, vediamo un po', si dovrebbe vedersi comunque qua nella parte inferiore. Abbiamo poi vediamo un attimino da che parte le driver, che sono molto simmetriche, bisogna un attimino trovare il senso. Probabilmente nella parte sinistra il connettore, sì, sicuramente nella parte sinistra perché è quello che va, diciamo, verso il volto dell'utilizzatore. Il connettore per il microfono, eccolo qui, si vede, sì, come possiamo vedere. Microfono che è in dotazione nella confezione e sostanzialmente è realizzato tramite un'anima in metallo,
che permette di mantenere un minimo la forma, come potete vedere, il connettore placcato oro che dovrebbe essere anch'esso da 3,5 mm, confrontiamolo con quello standard, sì esatto, sono sempre connettori da 3,5 mm, e quindi questo andrà poi inserito nella parte laterale. Vediamo subito, ha un senso dato dai dentini, ecco qui, il driver con la cuffia, scusate, il microfono con la cuffia. Per quanto riguarda il timbro delle cuffie, ne parleremo poi nel corso della recensione. Si tratta di cuffie chiuse, sembrerebbe, non hanno particolari aperture nella parte posteriore. Ci sono delle scanalature, ma non sembra che siano aperte, è solo una questione estetica. Vedremo come si comportano durante la recensione, quindi continua a seguirci sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto a parte lo staff.